Ciao amico di YouTube, ti do il benvenuto in questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti al canale cliccando qui in basso e metti un like a questo video. Per te è un piccolo gesto, ma per me farà un'enorme differenza, perché tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Ma adesso bando alle ciance e andiamo subito avanti con la sigla. Eccoci qua di nuovo insieme e adesso andiamo subito avanti dritti al tema caldo di questo video. Oggi andremo a vedere come utilizzare i rimborsi spese dell'SRL per tagliare le imposte e i contributi dell'imprenditore. Perché ti dico questo? Perché ho voluto creare questo video? Semplicemente perché i rimborsi spesa che sono riconosciuti all'SRL sono probabilmente uno tra i migliori strumenti di risparmio fiscale che gli imprenditori possono utilizzare appunto con questa forma giuridica, ok? Perché questo? Perché sono dei strumenti di efficacia fiscale che possono utilizzare quasi subito, ok? Quindi, esempio stupido, se tu oggi costituisci un SRL, non è che ti inventi tante cose strane, diciamo, di lungo periodo. Magari alcune cose andavano applicate prima di costituire l'SRL, bene, cosa che puoi scoprire se leggi il mio libro, ma appena l'hai costituita, uno degli ottimi strumenti, se non forse il principale, è utilizzare al meglio questi rimborsi spesa, perché ce ne sono di più tipologie, e farlo in maniera che tutti e tre appunto siano compatibili l'uno con l'altro per massimizzare l'efficacia fiscale, perché per te, amministratore, socio lavoratore, imprenditore in generale, che hai l'SRL e ricevi questi rimborsi spesa, sono esenti. Ok? Per l'SRL sono un costo deducibile, quindi questo vuol dire che tu ricevi soldi e non paghi imposte. L'SRL paga appunto meno imposte perché si scarica il costo. Però andiamo un po' più nel dettaglio, andiamo a vedere cosa sono e diciamo comprendiamo poi alla fine come amalgamarli tutti e tre insieme per utilizzare il maggior numero possibile di questi rimborsi spese per tagliare le imposte. Prima di tutto l'indice. Cosa andiamo a vedere con questo piccolo video? Andiamo a vedere cosa sono i rimborsi spesa, quali tipologie di rimborsi spesa esistono, così almeno hai un'infarinatura, sai bene di che cosa insomma, di che cosa ti puoi trovare facendo ricerche su internet e come utilizzarli al meglio, che ovviamente è il nostro obiettivo. Ok? Cosa sono i rimborsi spesa? I rimborsi spesa, lo dicono anche la parola, insomma, è una cosa semplice. Essenzialmente il rimborso spesa consiste nel restituire le spese sostenute da un amministratore, socio lavoratore o da un dipendente durante una trasferta effettuata al di fuori del comune in cui ha la sede della società. Detto in maniera più semplice, se la società ha la sede a Rimini, esempio, e un amministratore, socio lavoratore o dipendente deve fare una trasferta fuori dal comune di Rimini, esempio, in quel caso ha diritto a ricevere dei soldi dalla società come rimborso spesa, ok? E appunto perché va a rimborsare la trasferta, ok? La sede di lavoro principalmente sarà la sede della società in genere, però possono esserci delle piccole deroghe, quindi la sede può essere, diciamo, individuata da dipendente a dipendente, da amministratore a amministratore. Però in generale sai che tutte le volte che fai una trasferta puoi attivare questi strumenti di efficacia fiscale, ok? Quali tipologie di rimborsi spese può utilizzare un SRL? E qua te ne ho messi tre perché hanno tre meccanismi diversi. Ovviamente, diciamo, sarebbero quattro perché c'è anche il rimborso misto, però ti ho voluto riportare questi tre perché poi il rimborso misto deriva da un'unione tra il rimborso analitico e il rimborso forfettario. Però questi tre hanno tre meccanismi diversi ed è importante che tu li conosci perché appena sai un po' il meccanismo, poi li sappiamo integrare insieme al meglio, ok? Quindi il primo rimborso è quello analitico, abbiamo il rimborso chilometrico e il rimborso forfettario, che quasi in un certo senso si spiegano da soli, magari con meccanismi un po' diversi che vediamo insieme. Quindi, come utilizzare questi rimborsi spesa nella tua SRL al meglio? Il rimborso analitico
come un po' dice anche la parola, consiste nella remunerazione delle spese sostenute basandosi esclusivamente sui documenti che attestano le spese suddette. Detti in maniera semplice, se tu fai una trasferta aziendale, vai al bar, paghi un euro con la ricevuta, con lo scontrino, insomma, questa cosa l'amministratore, l'imprenditore può richiedere indietro i soldi dalla società, perfetto, la società si mette il costo in contabilità e scarica, diciamo, paga meno imposte, bene. L'imprenditore riceve il rimborso di questo caffè, non paga le imposte perché è un rimborso spesa e quindi anche lui taglia le imposte e i contributi, ok? Diciamo che il rimborso analitico, siccome rimborsa le spese che l'imprenditore fa durante la trasferta, tendenzialmente non è una cosa su cui c'è un gran margine o speculazione fiscale, passami il nome. Perché tecnicamente solo quando sostiene delle spese, queste sono rimborsate dalla società. Anche se a dirti il vero, magari in un futuro farò un video dedicato solo al rimborso analitico in cui vedrai come utilizzare questo strumento per ricevere più soldi rispetto a quello che tu spendi. Però per adesso è importante che tu sai che il rimborso analitico è: ho delle spese che sostengo, le chiedo alla società, io che sono l'imprenditore, e quindi per la società è un costo. Per me, imprenditore, sono, diciamo, spese che, cioè incassi che io faccio senza pagarci imposte e contributi, e quindi già il fatto di non, pagare le spese di tasca mia è già per me un guadagno come imprenditore. Come secondo rimborso abbiamo il rimborso chilometrico. Anche qui, la parola dice tutto, insomma, che cosa andrai a rimborsare? Ovviamente, con il rimborso chilometrico vengono rimborsati esclusivamente i rimborsi percorsi nel tragitto di andate e di ritorno verso il luogo di destinazione, ossia per una trasferta, ok? E il coefficiente in qualche modo di rimborso non lo stabiliamo noi per ogni chilometro. Praticamente ci sono queste tabelle ACI, ok? Che fanno dei calcoli aggiornati ogni 6 mesi, mi sembra, in cui mettono dei parametri per ogni tipologia di auto, il quale è assegnato proprio un rimborso in centesimi per ogni chilometro di percorso. E quindi tu riceverai come imprenditore un rimborso per ogni chilometro fatto fuori dal comune nella trasferta, ok, in base all'auto che tu amministratore utilizzi. Quindi ricordati che in questo caso è l'imprenditore che deve utilizzare una propria auto, è l'imprenditore che dovrà sostenere le spese per la benzina, ok, però quando tu lo utilizzerai, o se l'hai già utilizzato, ti sarai sicuramente accorto che il rimborso chilometrico che tu ricevi dall'SRL, guarda caso, è più alto rispetto che il rimborso del carburante. In un certo senso tu ci speculi con il rimborso chilometrico. Perché? Ci speculi perché il rimborso chilometrico sono calcolati su dei parametri, ipotesi, di costi, eccetera, che calcola l'ACI. E nel calcolo dell'ACI, siccome sono andato a vedere come funziona il meccanismo, considerano tra i costi anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'auto, ok? Compreso, mi sembra, anche bollo e assicurazione. Quindi, quando tu fai una trasferta e chiedi il rimborso chilometrico, guarda caso, il rimborso chilometrico sarà più alto rispetto che al prezzo della benzina, ok? E questa cosa ti permette di, appunto, in un certo senso speculare su questa cosa. Volevo segnarti una cosa che non avevo messo qui nella checklist: il rimborso chilometrico e analitico li puoi richiedere anche senza busta paga. Ti dico questo perché questa è una cosa che molte volte gli imprenditori mi chiedono durante le consulenze, e questa cosa ti permette di capire che il rimborso chilometrico e analitico sono le primissime cose, i primissimi strumenti che tu devi utilizzare per avere maggiore efficacia fiscale con la tua SRL, ok? Perché si possono attivare anche senza busta paga, al contrario del rimborso chilometrico, scusami, al contrario del rimborso forfettario che vediamo dopo, che ha bisogno della busta paga. Quindi, rimborso analitico, visto prima, il rimborso chilometrico che stiamo vedendo adesso, lo puoi attivare anche senza busta paga ed è un ottimo strumento perché lo attivi subito, li puoi attivare subito. Mentre l'ultima tipologia di rimborso, che è il rimborso forfettario, puoi attivarlo solo con la busta paga, che questo non vuole dire che è molto macchinoso, cioè semplicemente dovrai avere una busta paga, però implica il fatto che devi coordinare un po' il commercialista, il consulente del lavoro, e quindi è un po' più macchinoso rispetto ai primi due, ok?
Qui ti ho voluto segnalare questa cosa che ovviamente il rimborso chilometrico è quello analitico, deve essere documentabile, deve essere vero, ok? E devi fare in modo di avere più documenti possibili per testimoniare che tu hai effettuato veramente una trasferta, ok? E quindi che si può erogare sia nei confronti dell'amministratore senza busta paga e anche e soprattutto verso il socio senza busta paga, perché in genere il socio è erogato senza busta paga in genere. L'amministratore, invece, l'unico modo per prelevare gli utili dalla SRL è praticamente il compenso da amministratore. Okay? Poi, come abbiamo già un po' accennato adesso, l'ultimo è il rimborso forfettario. Anche qui, il rimborso forfettario, ricordati che serve per poterlo avere, tu devi avere una busta paga, che in genere implica essere amministratore, in genere, e è sì un po' più macchinoso, perché comunque devi coordinare un consulente del lavoro o il tuo commercialista per farti attivare la busta paga, però anche è vero che è la tipologia di rimborso spese che ti permette più speculazione fiscale, passami un po' il termine. L'importante è un po' farci dei ragionamenti per utilizzarli al meglio, no? Il rimborso forfettario essenzialmente, lo dice la parola, rimborsa in maniera forfettaria, appunto, no? Può essere erogato solo se c'è una busta paga, prevede un rimborso appunto fisso di 46,48 € ogni qualvolta c'è una trasferta, ok? Questo tipo di rimborso copre che cosa? Solo le spese di vitto alloggio, che questa cosa è positiva e adesso ti dirò perché. Ed essendo una quota fissa, perché appunto è forfettaria, ti permette di avere un guadagno se le spese effettuate di vitto alloggio sono inferiori a 46,48 €, ok? Quindi un meccanismo ovvio che il rimborso forfettario essendo fisso, se tu durante la trasferta paghi meno che 46,48 € tu ci guadagni, ok? E questa cosa è buona perché ti permette alla fine di avere più compenso come imprenditore senza pagare imposte e contributi, mentre la società si scarica il costo, ok? Quindi hai veramente un enorme vantaggio. E un'altra domanda che mi chiedono, o comunque perplessità, dubbio che viene fuori durante insomma, un'ipotetica consulenza, è che il rimborso forfettario copre solo le spese di vitto alloggio, e questa cosa è buona. Perché se tu devi avere un rimborso analitico esempio, delle spese dell'autostrada, ok, questa cosa è compatibile con il rimborso forfettario. Quindi ricordati che il rimborso forfettario copre, cioè serve solo per far coprire le spese di vitto alloggio. Tutte le altre spese l'amministratore barra l'imprenditore li può comunque richiedere indietro come rimborso analitico. Ti dico questo perché c'è un meccanismo importante. O almeno c'è una quarta tipologia di rimborso che non ho voluto scrivere, che non ho voluto insomma, mettere il nome, che è il rimborso misto. Il rimborso misto appunto si chiama così perché è un'unione tra il rimborso forfettario che hai visto adesso, questo fisso di 46,48 € più il rimborso analitico. E essenzialmente, senza farla lunga, il meccanismo è questo. Siccome il rimborso forfettario ti va a rimborsare, a coprire solo le spese di vitto alloggio, se tu ovviamente ti fai rimborsare analiticamente le spese di vitto o alloggio, il rimborso forfettario è diminuito di un terzo, bene, no? Se invece tu ti fai rimborsare analiticamente le spese di vitto e alloggio completamente in maniera analitica, il rimborso forfettario è diminuito di 2/3. E qua ci sono più considerazioni da fare, cioè in generale, perché gli imprenditori in genere, per poter utilizzare questo strumento al meglio, incominciano a chiedersi quale tipologia di trasferta è la migliore, no? E secondo me il modo migliore per rappresentartela è questa. Tu ipotizza due tipologie di trasferta, no? Una corta, in cui tu esci per un'ora per andare dall'assistenza, diciamo, da un cliente, oppure devi fare una commissione, acquistare un qualcosa fuori dal comune della tua sede, insomma. Quindi devi fare una trasferta velocissima, no? In quel caso tu hai diritto a 46,48 €. Bene, di fatto non sostieni nessuna spesa di vitto e alloggio, perché comunque sei andato e ritornato subito, ok? E lì 46,48 € sono tutti quanti per te compensi in più, che è fantastico, no? Perfetto. Dall'altro lato, tu puoi avere una trasferta in cui stai una settimana fuori, magari per un corso di formazione, ok? In quel momento, siccome sei fuori e la società ti deve pagare l'hotel e comunque il ristorante o comunque il mangiare in generale, sicuramente
ti converrebbe il fatto di farti rimborsare analiticamente l'hotel e il ristorante e così via. E quindi darti solo il pezzo che rimane del rimborso forfettario, che rimane un terzo, un pezzettino. Quindi, oltre al rimborso analitico delle spese di vitto alloggio, riceveresti come rimborso forfettario 15,49 euro, che è appunto il pezzettino che rimane in più, ok? Tutto questo per dirti che anche quando tu come imprenditore fai delle trasferte lunghe, è ovvio che il rimborso forfettario, per essere nel rispetto della legge ed essere applicato bene, appunto, è basso, è 15,49 euro per ogni giorno di trasferta. Però è anche vero che sono soldi in più che tu ricevi, ok? E questa cosa comunque ti permette di aumentare l'efficacia fiscale semplicemente avendo un po' di accortezza, di intelligenza fiscale in più, ok? Quindi, se fai una trasferta corta, tu ci guadagni tanto, veramente tanto. Se tu fai una trasferta lunga, effettivamente il risparmio fiscale diminuisce parecchio, però anche è vero che ce l'hai e lo puoi attivare comunque con molta facilità, cosa che devi assolutamente fare tutte le volte in cui tu sei imprenditore con un SRL e hai una busta paga, ok? Ricordatelo. L'ultima cosa, prima di passare alle conclusioni, il modo migliore per utilizzare questi tre strumenti, ovviamente, è utilizzarli tutti e tre insieme, ok? E diciamo che il meccanismo è questo. Prima di tutto, quando tu fai una trasferta, ricordati se tu utilizzi l'auto tua o l'auto aziendale. Se tu utilizzi l'auto tua, paghi tu la benzina e chiedi rimborso chilometrico, perché per te significa avere più soldi ed è una cosa buona. E la società si scarica il 100% del rimborso chilometrico, che è una cosa buona. Bene. Fatto questo, tu essenzialmente ricordati che se le spese di vitto e alloggio sono inferiori a 15,49 euro per ogni giorno, ciascuno, perfetto, a te ti conviene farti rimborsare forfettariamente. Che questa cosa alla fine diventerà che se tu fai una trasferta veramente corta, di andata e ritorno, in cui fai una prestazione come trasferta presso un cliente in maniera rapida e veloce, in qualche modo, in quel caso ti conviene sempre avere completamente al 100% anche il rimborso forfettario, perfetto. E analiticamente ti fai rimborsare le altre spese che sono fuori del vitto e alloggio, come magari le spese di esempio dell'autostrada. Bene. Ma se ti accorgi che durante una trasferta, che può essere anche di un unico giorno o anche soprattutto di più giorni, esempio, se ti accorgi che il vitto o l'alloggio, sia l'hotel o il ristorante, singolarmente hanno una spesa superiore in quel giorno di 15,49 euro, ovviamente ti conviene farti rimborsare analiticamente il vitto o l'alloggio oppure entrambi, e quindi il restante farti erogare il rimborso forfettario che rimane, che comunque male che vada tu in più riceverai 15,49 euro, perché è appunto l'ultimo terzo che rimane del rimborso chilometrico, ok? Quindi questo è il modo migliore per comunque sia far funzionare tutti e tre i rimborsi spesa praticamente insieme. E il vantaggio è che se li applichi al meglio, ovviamente non è che diventi ricco, però di fatto per te comunque, bene che vada, sono per te compensi che in più, perché proprio fisicamente ricevi più soldi rispetto a quello che tu paghi nella trasferta. E questa roba è buona, perché non ci paghi le imposte e direi che è buonissima, perfetto. Ma oltretutto, male che vada, è un sistema per mettere in contabilità della tua SRL i costi veri che tu fai durante la trasferta. E questa roba per te è comunque buona come imprenditore che ha un SRL, perché permetti di tagliare le imposte dell'SRL, ok? Quindi anche, insomma, nelle trasferte lunghe, eccetera, sia che utilizzi o meno la tua auto, conoscere questa cosa è buona, è un ottimo strumento, insomma, di risparmio delle imposte, perché le puoi applicare con estrema facilità. Basta semplicemente conoscerle, ok? Quindi andiamo avanti con le conclusioni. Essenzialmente, insomma, in maniera breve, ovvio che per adattare questi strumenti devi un pochettino interagire con il tuo consulente per applicarli al meglio nella tua specifica posizione,
Però ricordati che cioè gli strumenti, diciamo, dei rimborsi spese che sono previsti per l'SRL, può rilevarsi uno strumento veramente molto utile, se non assolutamente fondamentale, per la pianificazione fiscale della tua SRL. Ovviamente sta a te utilizzarli al meglio nel rispetto della legge, in modo che tu possa tagliare tutte le imposte utilizzando al meglio la legge, in modo che così tu sarai sicuro e dormirai sonni tranquilli. Detto questo, se sei arrivato fino qui, ti ringrazio dell'attenzione. Mi raccomando, iscriviti al canale cliccando qui in basso e metti un mi piace. Se vuoi, lascia un commento, che sarò veramente contento di poterti rispondere, perché per te è un piccolo gesto, ma per me fa un'enorme differenza. Perché mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Detto questo, ciao, a presto! Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!